Salve a tutti amici sportivi e benvenuti sul canale Uberigno con Bloodborne finalmente uscito, amici. Oh, sì, il sangue smonto. Bene, hai raggiunto il luogo giusto. Yharnam è la sede dell'infusione del sangue. Tu devi solo svelare il suo mistero. Ma da dove può partire chi ignora tutto come te? Calma, quando avrai un po' di sangue di Yharnam. Prima però dovrai siglare un contratto. Bene, allora eccoci qua alla creazione del personaggio. Dunque, innanzitutto. Sì, donna. Donna. Qua cambiano queste cose qui, io non so niente di che cosa siano tutte queste cose. Livello, echi del sangue, vitalità, resistenza, forza, abilità, tinta del sangue, arcano. Esperienza militare. Cazzo. Cazzo. Però non siamo molto vitali, eh? Quindi tra unico superstite, forse abbiamo veramente poca forza. Proviamo questo? Sono così pazzo da provare questo? Abbiamo detto che bisogna schivare. Cioè, se non schivi pigli schiaffi. Proviamo questo, dai. Ah, così si fa. Vabbè, petto. Ce lo vogliamo mettere due tettone esagerate. Le braccia dai, abbastanza muscolose, anche se siamo delle donne. Mamma mia, stiamo creando un mostro. Ma va bene così, dai. Ma che collo, taurino. Eccola qua la nostra pulzella. Guarda un po' com'è carina. Eh? Abbiamo fatto il nasino piccolino. Ha pure la cicatrice da condottiera. Con l'occhio un po' così, no? Per la cicatrice abbiamo fatto tutto preciso, preciso. Inserisci il nome. Berta. Sì, fantastico. Fantastico. Concludi. Sottoscrivere il contratto? Yes, baby. Beh, tutto firmato e regolare. Ora diamo inizio alla trasfusione. Oh, non devi temere. Qualunque cosa accada, forse ti sembrerà soltanto un incubo. Vedo che abbiamo una cacciatrice. Oh, eccoci qua finalmente. Mamma mia, che paura mi ha fatto quel lupo che è uscito dalla pozza di sangue. Allora. Bello. Allora, innanzitutto una cosa, esaminiamo. Cerca il sangue smunto per trascendere la caccia. Una cosa, ci ha messo una Madonna a caricare, però c'è anche da dire, guarda che bella topina che sono.
E c'è anche da dire che non ho scaricato la patch, c'era una patch da tipo 3 giga e non l'ho scaricata perché c'avevo voglia di giocare, mamma mia, bello, devo dire la verità, questa parte è meglio della demo, però la demo era, l'alfa test che hanno fatto era molto molto buio, molto scuro. Adesso si può anche camminare. Ho sentito un rumore. Che cos'è quello? Che cosa sei tu? Che bello. Cazzo, che cartello che tira. Va bene, vengo a spaccarti le ossa. Vieni qua. Guarda come ti spacco. Ti spacco di mazzate, vieni qua. Oh, aia! Brutto! Aia! Aia, ma sei una merda! Ti riempi di mazzate! No, mi ha ammazzato lui a me. Mi ha ammazzato lui a me. Sono morto. Eh sì, me ne sono accorto, dai. Bloodborne. Ullala, allora praticamente dovevamo morire per forza. E dove ci troviamo qua? Sarà un cimitero? Oh, con calma, con calma, con calma. Che cos'è quella cosa lì? Non è una persona? È una bambola. Un automa. Lapide di Yamato. Risvegliati una lucchetta selezionata di Yamato. No, no, adesso no. Adesso no, perché a mani nude non mi piace. Voglio vedere questa roba che cos'è. Messaggero nella vasca. Scambia echi di sangue con i messaggeri per acquistare vendere oggetti. Un mercato. Accetta il dono, sì, accetto il dono. Quest'arma si impugna con la destra e si utilizza durante la caccia alle belve. Ah, però qua ci sono tutte le cose, attacchi fisici, parametri richiesti. Non lo so, lascia da cacciatore quanto mi convenga, perché la mannaia comunque ci stava abbastanza dentro. Sono molto molto. Boh, prendiamo questo. Un classico, prendiamo il classico. E qua c'è la pistola. Cazzo, 70 più 1. Ah, la robustezza cambia tra uno e l'altro. Sì, però questo qua fa 70, cioè voglio dire adesso non è che ci sia tanto da scegliere. Lì sopra cosa c'è? Ma le mie armi dove sono? Perché non ce le ho? Poi qua? Accetto dono, sì. Un taccuino? Lascia dei messaggi a questi fedeli servitori? Certo. Non si apre, molto bene. Ok, è tutto chiaro, possiamo andare. Infermeria dove prima ci ha ammazzato quel lupo schifoso. Andiamo un po' a vedere un po'. Eccoci qua. Allora, io non avevo una volta un'arma. Oh, sono riuscito a mettere tutto insieme. Allora, e adesso andiamo a ritrovare quel simpatico lupacchiotto. Tu, stronzo. Vieni qua, brutta merda. Aia! Mi ha strappato il culo dalla bocca, però io gli avevo fatto malissimo, eh.
Eccoci qua. Allora, dov'è il signor lupo? Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua dove c'è spazio. Aia! Allora, mettiamola così. Questo mi ha già rotto i coglioni, sto lupo qua. Mi ha già rotto le palle. Ma adesso lo scasso. Minchia, se ti ho scassato, eh. Mica se ti ho smassacrato tutto adesso, brutto bastardo porco. Brutto porco, vieni qua, dammi la tua roba. Cos'è che c'è? C'è una lucina che si può raccogliere. Vedi che si poteva raccogliere. Fiala di sangue. Cosa c'è? Niente di nuovo. Bello l'ambiente, bello. Sento un rumore però. Cos'è questo? Una tuba. Questa qua è la parte dell'alfa test. Qui ci deve essere un tizio a qualche parte. Eccolo qua. Ti scasso. Sì, ti maledico. Tutto in italiano. Allora, in certi momenti il doppiaggio è penoso proprio. Però qua c'è un tizio. Fiala di sangue. Me ne sta dando tante. Ha capito che sono uno scarsone. Tu. Beh, però devo dire che scanna, Già siamo abbastanza sporchini di sangue, eh. Questo che cos'è? Puoi riportare al signor cacciatore. La morte risveglia vicino a casa. Oh, che bello! Questo è proprio un salvataggio. Qua si aprirà una barca. Un po' stronzo. Vieni. Non ti temo. Non ti temo, merda. Sono veloce e forte. E questo è bene. Brava, Berta. Forte e veloce. Siamo maledetti. Siamo tutti maledetti. One shottato. No, ho preso fuoco. No? Sì, ho preso fuoco un pochino. Ma cos'è? Niente. Molotov. Qui c'è gente. Cacchio, qui c'è gente. Oh. Vieni qua. Vieni qua. Cazzo. Sì, ho capito. Ma non riesco a muovermi. Tutti? Ma Cristo, ma se... Ma tu colpisci da lontano. Ma cazzo. Ma tu me li hai tritati tutti?
Madonna, li ho massacrati tutti, certo. Non sono capaci, e si vede, però. Porco Giuda, quanta roba. Bello, rispetto all'alfa è molto, molto, molto più facile. Molto più facile, perché non mi ricordavo proprio più come si gioca. Qua c'è tipo con la sedia a rotelle. Qua c'è uno comunque si alza. L'ho mancato. Scusi. Me lo ricordavo che c'era uno con proiettili di mercurio. Frammento di pietra del sangue, boh. Come qua vedere questi oggetti? Inventario. Allora, molotov, ok. Inserisci in un'arma per rinforzarla. Figo. Altera stato, quante robe incasinate ci sono. Qui c'è ancora. Lo sapevo! Lo sapevo che c'eri tu. Ma chi è più veloce? Io sono più veloce perché ti scanno, cazzo. E qua c'è un altro, se non erro, più avanti. Da dietro. Cazzo, me l'ho visto. Che non ti ho visto salire io. Cazzo, mi hai messo a fuoco. Sono molto facili questi. Sono proprio per insegnarmi a giocare, sono sicuro. Qua c'è un cane. Tutti e due. Di energia. Non riuscire. Questo mi spara. Vedi? Non mi spara. Cazzo, ora come spara? Bastardo. Qua dietro, se non erro, c'era qualcosa. Visto che. Questo potenziale armi. Qui c'è un altro oggetto. Qua ci sono anche tipo dei corvi senza zampe, se non erro. Sì, sono là in fondo, quelli lì. Però prima voglio andare a farmi sto mostro. Beccati questa, stronzo. Dai. Ma dai, ridicolo. Ridicolo. Cioè. Facilissimo. È stato facilissimo. Se un nubazzo come me ce l'ha fatta comunque, vi ripeto, che nell'alpha test, quel mostro lì, io che sono scarso, lo facevo tipo una volta sì e due no. Qui ci sono i corvi. Ah, come picchiano? Qui c'è un altro. Beh, ho recuperato la vita. Mi ha visto, il cane mi ha visto. Dai, Fuffi, vieni giù. Porco Giuda, che paura ho. Dai, non essere timido, vieni giù. Glitch. Questo è un bel glitch. Cazzo, tanti. No, no, non mi becchi. Mamma mia.
È stata una battaglia alquanto ardua, ma lì c'è un'altra cosa. Rugiada di sangue freddo? Qua ci sono i cani lupo grossi. Oh, qua c'era un tipo che mi doveva aiutare. Non c'è più quel tipo. Vabbè, andiamo a farci questi lupi. Schifosi. Ah, ti ha fatto male? No, non ti ho fatto niente in realtà. No, perché a quello? Due no. Cazzo. No, mi ha mangiato. No, 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 mollami, mollami. Bene, direi che arrivati a questo punto potremmo anche continuare la prossima volta. Grazie per essere stati qui con me e con Berta. Ci vediamo alla prossima puntata di Bloodborne. Ciao!